Ciao a tutti, oggi sono qui per proporvi una ricetta molto semplice, i biscotti di pasta frolla a forma di cuore. Vediamo un attimo gli ingredienti. Allora, 300 g di farina, una scorza di limone, 80 g di zucchero, 100 ml di olio di semi, di girasole, e un uovo e un tuorlo. Inoltre, anche se vogliamo, possiamo aggiungere gocce di cioccolato. Vediamo subito come eseguire questa ricetta. Allora, mettiamo nel nostro bimby la scorza di limone insieme allo zucchero, che è 80 grammi, e procediamo. Procediamo. 10 secondi. Velocità 8. Ora procediamo con gli altri ingredienti. Al posto dell'olio è possibile anche aggiungere 130 g di burro. Per chi non l'avesse in casa, può utilizzare appunto l'olio di semi. Ora mettiamo tutti gli altri ingredienti. La farina, 300 g di farina. Le uova e per ultimo l'olio. Ora procediamo con l'impasto. 20 minuti, 20 secondi, chiudiamo. Venti secondi, velocità 5. Io procederei ancora un attimino a qualche minuto di impasto perché non mi sembra proprio. Ora stendiamo la nostra pellicola perché poi l'impasto deve essere conservato in frigorifero per almeno un'ora. Ancora girata con le mani.
dopo aver impastato, ecco il risultato. Ora lo mettiamo in frigo per 15 o 30 minuti. A dopo! A questo punto aggiungiamo delle gocce di cioccolato, che possono essere anche queste, in questo caso ho preso quelle della Carrefour, e aggiungiamo pian piano al nostro impasto. E procediamo con il lavoro di impastatura. Ecco l'impasto pronto per essere preparato nelle sue formine. Utilizziamo un mattarello che ci consente di stendere la pasta dello spessore di circa un centimetro, anche qualcosa meno. Prendo la nostra formina e incomincio a posizionarli sulla nostra teglia. Ecco, i nostri biscotti sono pronti per essere infornati per 10-12 minuti, almeno che fino a quando assumono un aspetto dorato, in forno preriscaldato a 180 gradi. Ecco il risultato finale. A presto!